Bene, oggi vediamo come recuperare un Twitter lamellare Infinity, non essendo più prodotto, si cerca di modificarlo per poterlo rimettere alla sua giusta collocazione, cioè nella sua cassa. E risentirlo suonare. Questo è il modello di Twitter 9770066 Infinity. Bene. Iniziamo a smontare il magnete. A questo punto bisogna ammorbidire il collante con dell'alcol per poter staccare il magnete che è fissato con del Bostik. A questo punto, ammorbidito il tutto, con un cacciavite si fa leva sotto e si fa saltare via il magnete. Ok, a questo punto bisogna eliminare la vecchia membrana. Con una spatola si trattiene, siccome che è incollata e a noi servono i terminali, si trattiene in questo punto, poi si solleva il tutto e si spezza. A questo punto, utilizzando un tweeter al neodimio, si stacca il tweeter dal suo supporto. Cercando di non fare danni. Ok, questa è l'unità che andrà ad alloggiare sul Twitter dell'Infinity. Si toglie il collante residuo in modo da evitare spessori. Ok, a questo punto lo andiamo a posizionare. Le sue viti chiaramente adesso, essendo corte, non arrivano, perciò mi sono già preoccupato di utilizzare delle viti. Ho utilizzando delle viti nuove chiaramente perché, come potevamo vedere, sono di dimensione diversa, una è da 8 e quell'altra è da 15. Mi sono premunito di tornirle perché altrimenti non entrano nell'alloggiamento sulla mascherina. A rondella per tenere meglio il twitterino. Questo è il risultato a lavoro terminato. Terminato, per modo di dire, perché c'è ancora da mettere i terminali per ripristinare anche i vecchi collegamenti.
questo punto il lavoro è terminato. Rifatti i suoi collegamenti. Ecco i due Twitter tornati come nuovi, perfetti. Bene, annotazione importante. Sigillare i fori che rimangono dopo la posizione del Twitter. In questo caso, perché il Twitter ha questa forma particolare. Con della colla a caldo si sigillano.